Oggi celebriamo l'anniversario della dedicazione del nostro Duomo, la Chiesa Cattedrale, madre di ogni Chiesa della Diocesi, Chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani, sempre più Chiesa dalle genti. Oggi inizia anche la fase diocesana di ascolto e consultazione del popolo di Dio del Sinodo Universale dei Vescovi, convocato da Papa Francesco per definire che cosa sia sinodalità nella Chiesa. Nelle diocesi italiane si apre, in sinergia col Sinodo Universale, il cammino sinodale, che vuole aiutare a riscoprire il senso dell'essere comunità, il calore di una casa accogliente e l'arte della cura. Come hanno scritto nel messaggio i vescovi italiani, sogniamo una Chiesa aperta, in dialogo, non più di tutti, ma sempre per tutti. Nella nostra Chiesa ambrosiana il cammino sinodale inizia con voi, fratelli e sorelle dei gruppi Barnaba, chiamati a immaginare future assemblee sinodali decanali che caratterizzeranno lo stile di presenza della Chiesa nei nostri territori geografici ed esistenziali. Il mandato dell'Arcivescovo e alcuni strumenti e segni vi accompagneranno a realizzare una comunione più intensa e diversificata e una missione più coraggiosa. Ricordiamoci sempre, come ha detto Papa Francesco, che lo scopo del Sinodo non è produrre documenti, ma far germogliare sogni, suscitare profezie e visioni, far fiorire speranze, stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare relazioni, risuscitare un'alba di speranza, imparare l'uno dall'altro e creare un immaginario positivo che illumini le menti, riscaldi i cuori, ridoni forza alle mani. All'inizio dell'anno pastorale, lo scorso 8 settembre, l'Arcivescovo Mario ci ha incoraggiati così: non temere, Santa Chiesa di Dio, di creare occasioni e contesti per l'ascolto. Non temere di dare parola a tutti, uomini e donne, giovani e adulti, italiani e fedeli di ogni paese. Non temere di accogliere il dono dello Spirito che raduna i molti perché siano una cosa sola. L'unità della Chiesa è l'umile, imperfetto servizio alla speranza che l'umanità non è condannata all'ostilità, ma è chiamata alla pace. E noi, così imperfetti e inadeguati come siamo, abbiamo la missione di annunciare la convocazione escatologica di tutti i popoli, nazioni e lingue. Continuiamo con pazienza, fiducia, umiltà a costruire comunità in cui si viva la carità e si offra a tutti la parola che convoca i fratelli e le sorelle di ogni chiesa, di ogni comunità, di ogni popolo intorno all'unico Signore. Grazie Arcivescovo Mario, buon cammino Gruppi Barnaba, buona festa, capitolo e veneranda fabbrica del Duomo.